Roberto Tardani, sindaco di Lonato del Garda, di nuovo negli studi di Tempo Radio. Bentornato, sindaco. Grazie, buona giornata a tutti. Gli ascoltatori sono sempre invitati a partecipare alla trasmissione. Ricordo il numero per mandare sms e messaggi WhatsApp, che è il 348 31 88339. Allora, dunque, cominciamo col parlare di una cosa. Lei appunto è anche medico, quindi ci tiene all'ambiente sano perché per la salute. La giornata dell'albero, parliamo di questo? Ma devo dire che è stata una bellissima giornata, nel senso che la giornata nazionale dell'albero, perché ci permette di andare nelle scuole. Devo dire che nei tanti ruoli che un sindaco ricopre, l'incontro con i bambini delle elementari è sempre una cosa stupenda. Innanzitutto sono affascinati dalla fascia tricolore, quindi ti vengono vicino per chiedere chi sei, come ti chiami, cos'è questa cosa qui, e quindi è simpatico presentarsi insieme a loro e rispondere alle loro domande. Poi abbiamo fatto con la cooperativa una serie di piccoli interventi. Abbiamo risistemato un giardino della scuola elementare paritaria in centro, abbiamo fatto piantare delle piante, i bambini hanno seguito in un percorso che fanno con i loro maestri, un percorso educativo sull'ambiente, tutte queste fasi della pianta. C'era il tecnico che spiegava ai bambini le caratteristiche, e quindi loro poi le hanno viste piantare, le seguiranno nel tempo e dopo verranno ripiantate. Quindi è stato davvero un incontro molto bello, perché i bambini sono davvero una gioia sentirli e poter rispondere. Quindi è una delle cose positive dell'amministratore in questi incontri qua. L'altra cosa buona, io poi ribadivo anche ai bambini due cose importanti della mediazione. Innanzitutto che noi siamo fortunati, ricordavo loro, perché il comune di Lonato ha il più alto rapporto verde pubblico e abitanti, perché siamo un paese talmente esteso, e quindi il famoso concetto che per produrre l'ossigeno che noi utilizziamo in un anno, che sono circa 200, e ci vogliono tre piante, noi siamo tranquilli perché a Lonato abbiamo un'abbondanza di piante che ci garantiscono l'ossigeno. Dall'altra parte avevo spiegato anche loro tutto quello che stiamo facendo per evitare di inserire cose tossiche nell'ambiente. Quindi gli facevo l'esempio delle luci LED, che non solo risparmiano ma riducono la produzione di carbone fossile per produrre l'energia, e quindi c'è un minore inquinamento. L'altra cosa che gli ho spiegato era il teleriscaldamento che utilizzeremo con l'acciaieria, che scalderà le nostre scuole comuni, e anche quello ci permette di spegnere tutte le caldaie delle vostre scuole, e anche quello immette nell'aria una minore quantità di sostanze tossiche. E quindi questo è stato, devo dire, molto bello. I bambini sono anche molto, quelli più piccolini erano davvero simpatici, quelli di prima elementare sono davvero simpaticissimi, sono quelli di quinta, che sono già più grandi, cioè erano più istruiti, facevano delle domande anche pertinenti, interessanti. Catene di CO, di carbonio. È stata davvero, non in maniera, però sulla fotosintesi, avevano comunque un substrato già preparato dalle maestre, in cui però si vedevano interessati, non era un qualcosa che subivano. È stata davvero una giornata molto positiva. E nello stesso contesto prendo l'occasione per noi abbiamo fatto uno studio, penso che siamo tra i primi comuni in provincia di Brescia, e abbiamo censito tutte le nostre piante pubbliche. Abbiamo censito, vuol dire che non solo abbiamo il numero, che sono circa 1800 piante, ma per ogni pianta è stata fatta una scheda, una valutazione dal punto di vista della salute della pianta, una valutazione anche statica, perché ogni volta che succedono dei venti intensi o meno e si vedono ragazzi o signora morire perché vengono investiti da una pianta che è caduta, devo dire che a livello preventivo a noi interessava anche questo. Quindi abbiamo individuato una serie di piante che verranno abbattute. Voi sapete che per poter tagliare delle piante giustamente ci vuole un'autorizzazione, una motivazione, altrimenti c'è anche un discorso penale, però il controllo costante con un microchip ci permetterà, abbiamo anche la possibilità dal punto di vista informatico di poter fare una guida in cui uno può girare il territorio, mettersi davanti a una pianta e vedere il nome della pianta, la caratteristica e anche lo stato di salute. Quindi è una cosa innovativa, ma secondo me molto interessante, che serve anche per la sicurezza, perché il verde è molto bello, però non deve diventare pericoloso e non deve diventare qualcosa di preoccupante per chi ci sta sotto. Assolutamente. Tra l'altro, sindaco, ricordiamo che è una cosa di estrema attualità, perché anche questa mattina, per esempio, guardando la rassegna stampa dei media nazionali eccetera, ho sentito l'allarme da parte del mondo scientifico nei confronti
della condizione climatica del pianeta. I gas serra, il principale è proprio la CO2 o anidride carbonica, e il miglior amico dell'uomo e di tutti quanti gli esseri appunto è la pianta. Forse sarebbe il caso, i bambini la sanno la fotosintesi clorofilliana, sì, sì. Sarebbe il caso di ricordarla agli adulti ogni tanto, perché no, lei ride, però proprio la settimana scorsa un adulto circa 60 anni mi ha chiesto: ma come fa la pianta a liberare ossigeno e togliere anidride carbonica? Gli ho spiegato che catena il carbonio, la CO2, stacca il C e libera O2. Un'altra cosa interessante, ad esempio, che ci diceva l'agronomo in maniera interessante, vedendo tutte queste piante che vengono sradicate dal vento, sì. E lui ricordava che a volte l'errore è proprio quello, sì. di non pensare che la pianta, dice, non va, a parte qualche ara, non va molto in profondità come radici, però ha bisogno di espandersi lateralmente. Espansi. Quando si diceva che appunto quando vengono piantate le piante che poi rovinano i marciapiedi, rompono le strade, lì non è un errore della pianta, è un errore della progettazione, perché tu devi, esatto, sapere che attorno alla pianta non devi metterla a ridosso di strade, di marciapiedi, altrimenti le radici necessariamente poi vanno a rovinare e impattare. D'altronde noi abbiamo ancora delle strutture come il nostro viale o meno, in cui le piante venivano messe per riparare la strada dal sole quando andavamo con i carri, con i cavalli. Adesso, esatto, alcune strutture sono diverse, e chi progetta l'arredo urbano deve pensare che le piante hanno le radici, quindi se gli dai solo un metro quadrato è chiaro che dopo loro rovinano i marciapiedi e rovinano le strade. Allora, si lamentano del fatto che ci sono le luci spente di notte e accese di giorno, dice una cosa. No, abbiamo degli inconvenienti e questo è vero, mi sono lamentato moltissimo, che abbiamo fatto moltissime segnalazioni, ci sono stati dei guasti, delle interruzioni che hanno portato via per una serie di lavori una mezza giornata, e poi abbiamo sulle linee dei LED delle nostre strade delle difficoltà che abbiamo segnalato all'impresa che gestisce questo tipo di sistema, perché con il sistema LED dovremmo riuscire a avere un'eccellenza, anche sapere dove ci sono i guasti. Ci sono stati due o tre guasti in centrale, in effetti è un periodo, devo dire oltretutto più nella mia zona dove abito io, quindi ne sono a conoscenza perfetta, e abbiamo segnalato velocemente questo e speriamo. Allora ci sono anche delle opere abbastanza importanti in cabina e come problematiche, però spero che adesso li affrontino velocemente. Allora, benissimo, poi ancora, stavo guardando, stanno spaziando proprio, va bene, volevo adesso daremo voce agli ascoltatori, però un'altra cosa che fate anche il 25 novembre, un concerto? Perché giustamente io sono rimasto, penso come tutti noi, scioccato nel leggere la notizia successa proprio nel Mantovano, di quel genitore che ha dato fuoco all'abitazione dei bambini e poi ha speronato l'ex compagno, la moglie che è separata. Quindi il 25 novembre è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, e anche noi abbiamo pensato di, a parte illuminare in maniera in rosa il nostro comune, poi c'è un concerto proprio dedicato a questo dato che viene fatto nella Sala dei Celesti il 25 alle ore 17. Io penso che sia importante, perché sembra davvero un qualcosa di impensabile, però purtroppo ogni giorno e sempre di più, e anche vicinissimi a noi, perché non siamo scevri sulla violenza sulle donne, io parlo della mia esperienza trascorsa all'ONATO negli ultimi 2 anni, che siamo stati colpiti da quell'atto di pedofilia nei confronti di ragazzine, però continuiamo a vivere purtroppo in una società dove questo problema è davvero drammaticamente presente, quindi penso che sia corretto e giusto non solo ricordarlo, ma noi cercheremo sempre di sviluppare anche, questo l'abbiamo già fatto con cooperative sociali in collaborazione con la parrocchia, tutta una serie di incontri, di tematiche per prevenire la possibilità di sviluppare questo tipo di atteggiamenti. Certo. Allora, fermiamoci un attimo con il sindaco di Leonardo del Garda, Roberto Tardani, ci troviamo tra un paio di minuti, ribadiremo comunque alle ore 25 nella Sala Celesti questo concerto. Lo ricordiamo adesso anche tra poco. Torniamo tra un paio di minuti. Alla farmacia di Leonardo del Garda, allora ricordiamo, l'avevo promesso, il 25 novembre alle ore 17 nella Sala dei Celesti c'è un concerto proprio in commemorazione, a supporto di questa iniziativa sulla giornata mondiale della violenza sulle donne.
Ecco, tra l'altro ovviamente con l'auspicio anche che non sia soltanto una giornata, ma appunto ci si ricordi che la violenza poi in senso lato proprio è sempre una scelta sbagliata, tra l'altro specialmente al giorno d'oggi, che tra l'altro si finisce anche in galera, per cui anche, quantomeno per questo. Ma però io vengo scongiurato, se voi, mentre lo stiamo guardando tutti, il soggetto che nel Mantovano ieri ha dato fuoco alla casa con dentro i bambini, ha speronato la moglie e poi l'hanno preso, era al bar a bere il caffè, cioè l'hanno preso i carabinieri al bar, cioè come se nulla fosse, cioè ha fatto due cose orrende e poi era al bar come se non avesse fatto nulla di particolare. Sì. Allora, le leggo alcuni messaggi, poi andiamo a parlare. Ecco, no, parliamo di fanghi. Ecco, uno dice basta puzza, dice un messaggio. C'è un altro che dice Tardani, lei diceva che era regolare, io non l'ho mai sentito, però ha sentito che il gestore di una discarica è nei guai ora. Dice sì, vabbè, una notizia di oggi, sì, che gestiva una discarica anche in territorio lonato. Non so cosa sia. È una vicenda che riguarda diversi comuni. Calcinato, quello che gestiva questa cosa è un cittadino di Bedizzole. Aveva, ma insomma, vabbè, ci sono alcune. Forse ho capito il nome, ma non lo faccio. Però è una vicenda molto vecchia, esatto. Per cui è stato rinviato a giudizio tanti anni fa di una discarica, anche quella molto vecchia. Ci stiamo parlando di vicende, penso, di 30 anni fa, 20 o 30 anni fa, che era legata il territorio lonatese, però 30 anni fa. Per quanto riguarda la puzza do assolutamente ragione, ne abbiamo parlato molte volte anche qui, noi abbiamo due azioni in corso, da una parte il ricorso insieme al comune di Cassino di Desenzano rispetto a un'azienda, rispetto ad agli odori legati alla lavorazione dei fanghi di depurazione, e avevamo anche noi il problema legato al fatto dello spandimento di vengono chiamati gessi di defecazione sul territorio, che anche quelli sono particolarmente odorigeni. Stavamo anche noi cercando di valutare come potevamo fare delle ordinanze per bloccare lo spandimento sul territorio, devo dire, abbiamo anche scritto il provvedimento importante fatto dalla Regione Lombardia, che ha individuato i comuni dove già per produzioni zootecniche ci sono gli spandimenti. Eronato ha una vocazione prevalentemente agricola ed è uno dei comuni con tantissimi allevamenti, e quindi con il provvedimento regionale di 10 giorni fa il Lonato è escluso ed è vietata la possibilità di spandimento di questi fanghi, gessi di defecazione, che avevano un problema d'origine molto importante, quindi diciamo da quel punto di vista lì adesso abbiamo stoppato questa possibilità. Diciamo che torniamo alla battuta, era agli odori tradizionali che abbiamo, che sono gli odori di quando i nostri allevamenti spandono i loro liquami sul terreno con certe regole, però chiaramente non sono così impattanti dal punto di vista odorigeno come erano i fanghi di defecazione, perché in effetti sono devastanti, e speriamo di portare avanti con forza insieme a Castiglione, insieme a Desenzano, l'altra operazione, perché oggettivamente, non lo dico, è davvero impraticabile la vita attorno tra Castelvenzano e le zone, o meno a certe giornate è davvero invivibile, quindi noi stiamo attivando tutte le procedure tecnico-giuridiche per cercare di contrastare questo fenomeno. Allora, tra l'altro Alessandra dice però che senza il regolamento comunale i fanghi non sono limitati, nonostante, aggiungo io, noi potevamo mettere in piedi un'ordinanza e ci stavamo lavorando, tant'è vero che avevamo avuto dei contatti, anche perché c'era una sentenza che definiva i territori come terreni pesanti o leggeri, potevamo fare un'ordinanza di divieto che avesse un supporto giuridico importante. Ci stavamo lavorando, però fortunatamente il decreto di Regione Lombardia spazza via qualsiasi altra cosa, per cui Lonato è tra i comuni dove vi è il divieto di spandimento di questo tipo. Poi è chiaro che invece per l'altro tipo di spandimento, che sono i liquami normali o meno, ci sono delle regole che vanno rispettate, che sono un rapporto superficie, metro quadro, di quantità, di quelle sono, però sono già le regole che sono già esistenti e quindi vengono rispettate. Come ha detto lei proprio adesso, appunto, sono meno impattanti comunque, cioè uno sente questo odore, però insomma, vabbè, dai, non è. Fa parte dell'odore tradizionale, esatto. Della normale modalità di fertilizzazione dei nostri campi, quindi, e chiaramente sono d'origine, adesso chiedi Lonato, sa, parliamo di Gardalatte, e
sappiamo, però insomma, sono limitati nel tempo, ridotti, e quindi c'è una quantità. Chiaramente, certo, se si vive in campagna un impatto odorigeno, però non sono i livelli chiaramente devastanti di questo altro tipo di fanghi di defecazione, perché davvero lì l'impatto era davvero invivibile. E chiedono perché non è contro il depuratore del Garda. Leonato è l'unico comune fuori. Ma qui c'è una polemica, abbiamo anche un'interpellanza. Devo dire che noi non abbiamo partecipato, si chiama Azienda Temporanea di Scopo, con tutti i comuni del Lago di Garda, la sponda veronese, per risolvere il problema, specialmente nella condotta sublacuale, che è una bomba ecologica, perché se scoppia o meno. Questo problema è in mano al Lato, che sarebbe l'ente provinciale che gestisce sia gli acquedotti che le fognature, questo per legge, che sta studiando la modalità di, ha dato un incarico a una società, all'Università di Brescia, e sta prospettando questo tipo di delle soluzioni. So che alcuni comuni che dovrebbero ricevere, nell'ipotesi di soluzione, quando hanno saputo che avrebbero dovuto ricevere, essere sedi di un depuratore, si sono inalberati in maniera importante. Ribadiamo il concetto, noi non in questo momento non siamo interessati da questo tipo di cose. Stiamo investendo oltretutto una quota importante sul depuratore di Centenaro, e quando abbiamo investito questo noi saremmo completamente a norma dal punto di vista della fognatura per il nostro territorio. Però siccome non siamo, si vive tutti assieme, quindi bisogna pensare a tutto il territorio, valuteremo quello che dirà Lato, quando Lato chiamerà i comuni a esprimere un loro parere lo esprimeremo anche noi. Al momento, certo, no, questo non è stato. Allora, dunque, vabbè, adesso spazio un po' così. Tardani, scusi, ma mi hanno detto che ai Colli fate qualcosa, l'ospedale ai Colli? Sarà questo. L'ospedale dei Colli aveva ricevuto un investimento, adesso spero che vada avanti, dovrebbero fare POT, tradotto è una sigla, si chiama Presidio Ospedaliero Territoriale. Dovrebbe, cioè, abbiamo parlato altre volte, diventare una struttura in cui adesso noi abbiamo degli ospedali per acuti efficientissimi, però abbiamo la difficoltà a reinserire un paziente anziano problematico, a reinserirlo a casa subito, a volte anche per disturbi che non necessitano di ricovero. Prendiamo una persona anziana che ha la febbre, ha bisogno di antibiotico, però vive da sola, non c'è o meno, potrebbe essere ricoverato in questi reparti dove il medico curante, il medico di base, lo segue lui, e c'è tutto il servizio infermieristico di gestione che permette la gestione, che a volte a casa, e sono le problematiche attuali del paziente cronico che una volta uscito dal reparto per acuti ha la difficoltà poi, certo, del reinserimento. Si vede che ci tiene l'ascoltatore o ascoltatrice, perché propone, dice, perché non create una struttura dove ci sono i medici di base come a Desenzano, che sono tutti allaudati, a tutti assieme? Beh, Desenzano non sono tutti dove dice la signora, perché c'è un gruppo di medici storico che invece è da un'altra parte. Poi noi di fatto siamo già tutti assieme, nel senso che noi a Leonato nel nostro poliambulatorio, ma è già 17 anni che abbiamo la medicina di gruppo e siamo tutti assieme. Guardi, dottor Tardani, da pazienti io suggerisco di non farlo, sa perché? Perché quando sei in sala d'aspetto ci si è tutti assieme, io col dottor A, quell'altro col dottor B, eccetera, e come quando c'è coda in autostrada hai la sensazione di essere la coda più lenta. È molto efficiente il rapporto con le persone. Noi abbiamo infermiere, abbiamo segretari, ti passo appuntamento, hai comunque un medico che trovi sempre se hai bisogno di qualcosa, quindi per il servizio è molto più efficiente. Allora, poi vediamo, salve sindaco, la fiera dicono che la spostate dal centro a Campagna di Leonato, ma perché? Non so da dove si è messo. No, queste sono le fake news. No, assolutamente no, mancherebbero. No. La fiera rimane territorialmente dove è sempre stata. Tra l'altro, magari se abbiamo un po' di tempo, magari ne accenniamo un attimo. Scuola di meccatronica con pochi o senza iscritti perché nessuno sa che c'è. Ah, va bene, quindi fate più pubblicità allora. Sì, non siamo noi direttamente che la facciamo, noi l'abbiamo fatta anche qui molte volte. Però davvero a me ha stupito in senso negativo, visto che la scuola ha pubblicizzato a tutti i superiori di tutta la provincia di Brescia che non si sia raggiunto il numero di 25 posti, cioè hanno solo 15 ragazzi hanno fatto domanda per una scuola che dava il lavoro sicuro di alta specializzazione, e questo davvero mi ha lasciato molto stupito.
Alex, il nostro Alex, che le segnala che c'è una impiegata molto carina in una filiale bancaria di Lonato, va bene. Sindaco, la città è molto bella, è vero. Grazie. Basta cemento a Lonato, questa va bene, una protesta. Troppi medici guidano il comune di Lonato. Vabbè, questa è una tradizione. Questo è un punto di vista, sì, in effetti la mia battuta era il ballottaggio, l'abbiamo fatto due medici di base che lavoriamo poi nello stesso ambulatorio, siamo anche amici, per cui alla fine può essere una caratteristica lonatese. Venuti dopo un altro medico di base, tra l'altro, va bene. Poi Mercantico, bellissima, la torre è stupenda, le dicono anche sindaco. No, questa è una bella, anzi colgo l'occasione sempre per ringraziare il Mercantico, è gestito in maniera ottima da un gruppo di volontari che l'ha creato, meno è davvero adesso un fiore all'occhiello del nostro comune, è davvero bello, funziona bene, attira tantissimo persone, tantissimo turismo. L'ultima era una giornata splendida di sole, devo dire c'era tantissima gente e di questo siamo davvero molto contenti. Poi le dicono, siamo alla frutta, ci sono troppi incivili, sindaco, che buttano i sacchetti della spazzatura ovunque, purtroppo ce ne sono tanti, sì, tanti. Su questo concordo con lei, devo dire però siamo anche molto civili, nel senso che nell'ultimo calcolo fatto, adesso hanno stabilito una modalità di calcolo per vedere la raccolta differenziata, per renderlo omogeneo a tutti, io sono rimasto davvero stupito in senso positivo quando l'ufficio mi ha detto che siamo all'82%. Ah, però, beh, insomma, non male. Quindi vuol dire che comunque la civiltà della gran parte dei cittadini lonatesi prevale, poi effettivamente qualche imbecille bravo, in circolazione c'è, d'accordo. E questo ci crea una serie di problemi, e questo per usare un termine gentile anche nei confronti di chi lo fa veramente. Referendum, sindaco, non avete detto nulla, avete voluto tenere nascosto tutto, dice un ascoltatore. Ah, referendum sull'acqua. Ma non vedo perché sono stati messi fuori gli spazi elettorali, è stato pubblicizzato all'orario o meno, poi i comuni non hanno compiti di pubblicità rispetto a questo, sono i referendari a favore e i referendari contro, so che hanno fatto anche iniziative di presentazione del referendum a livello delle sale comunali, per cui non... Poi le dicono, aprire il vecchio cinema per Natale è un atto di coraggio, però mi piace molto il cinema in centro, obiettivamente, devo dire. No, si sta riparlando adesso e io devo dire, sono assolutamente presente, perché uno del gruppo, chi sta lavorando nel gruppo di rappresentazione del cinema è mio figlio, che mi racconta qualcosa, quindi, e per tanto tempo noi abbiamo davvero un bellissimo teatro che ha 400 posti, è uno dei pochi a norma, non ce l'ha neanche, qui adesso faccio meno, neanche i comuni vicini così, che ha la possibilità di fare il cinema, però si è fermato dopo la... Adesso c'è un gruppo di amanti del cinema che sta cercando di farlo ripartire, come ce l'hanno, e secondo me è una bellissima iniziativa. Dalla videocassetta in poi i cinema hanno avuto problemi in tutta Italia, insomma, però in tutto modo il mondo, comunque io a volte dicevo, pensavo ieri, a volte noi, se uno ha un'immagine vede i ragazzi ognuno col suo telefonino in maniera solitario che guarda direttamente, adesso col computer ti guardi il film o meno, l'anziano che legge male il suo giornale, invece vorrei davvero bene un bel film in cui a giovane e anziano tutti vicini, magari se c'è un film loro si tengono anche per mano perché hanno paura, oppure lacrimano assieme se c'è un film commovente, il modo di stare assieme in un cinematografo a me piace molto. Assolutamente, e poi il grande schermo è un'altra cosa, insomma. Complimenti a Prando, che presumo sia Prandini, ovviamente complimenti anche da parte nostra per il fatto di essere diventato presidente. Oltretutto la battuta, l'ultima volta che sono stato qui io sentivo una voce da dentro, infatti uscendo ho detto a Ettore, ma con tutto quello che hai da fare trovi anche il tempo di essere a Tempo Radio. Io sono felicissimo, siamo molto amici, ho grande stima di Ettore, penso che sia l'uomo giusto al posto giusto, perché al di là di tutto è una persona assolutamente capace, che ha fatto benissimo in Lombardia, ma che farà benissimo anche a livello nazionale, ma non solo per la sua categoria, farà benissimo proprio per noi tutti italiani, perché il discorso del chilometro zero, dei prodotti italiani, è anche un discorso di salute, e io sono convintissimo che Ettore davvero è importante, sono orgoglioso come lonatese che lui sia arrivato a questo livello, perché se lo merita. Assolutamente, sindaco La Rocca doveva essere una priorità, in verità avete fatto bene a fare una bella struttura moderna, dice
un ascoltatore parlava del famoso cubo che insomma che apprezza. Cambia il disco orario in centro, punto di domanda? Beh, va bene, io mando un ragazzino, gli dico ascolta, gira, no, il dire, disco orario che sto scadendo. Ha messo una mia colpevolezza che è una cosa simpatica, io perché alla fine, siccome le multe le prendono anche i sindaci, no? Io ho preso una multa perché non l'ho cambiato per un quarto d'ora, giustamente, ho preso la multa e l'ho cambiata. La cosa divertente è che ero a una riunione intercomunale con i vigili, però poi mi ha detto, porca miseria, mi sono dimenticato di girare e ho preso giustamente la mia multa che ho pagato in maniera diligente, perché può capitare che ti dimentichi per un quarto d'ora, però mi sono, però, quando asfaltate, le chiedono anche, e vive lo sport lunatese, avete finito col riscaldamento, ma ci dobbiamo allacciare noi, ah sì, per il teleriscaldamento, chiedono anche se hai fatto qualcosa per Natale, ma vabbè. Sono ancora, diciamo, stanno mediando le tubature, e per quanto riguarda, poi questa è una struttura privata, ogni singolo cittadino fa riferimento alla multinazionale Engie che fa distribuzione e chiede i costi di allacciamento e le modalità che vorrà fare. Benissimo, siamo in chiusura. Ringraziamo tantissimo Roberto Tardani, sindaco di Leonardo del Garda. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Ora esatta. Sono le 11:02.